Buongiorno ragazzi, oggi parliamo di startup. Proprio ieri parlavamo di MVP e oggi ho ricevuto la mail che mi hanno accettato un preventivo per realizzare un MVP per una nuova startup con la quale sto collaborando, e con questa siamo al terzo progetto startup che realizzo in pochi mesi, quindi devo dire che lavorare con le startup mi piace. Lavorare con le startup lo trovo più interessante che realizzare siti, diciamo, normali, perché si vanno a sviluppare siti con delle funzionalità particolari che hanno un progetto ben preciso, che hanno un obiettivo ben preciso, e soprattutto oltre alla parte tecnica, che è quella della quale mi occupo maggiormente, mi occupo anche della parte di comunicazione e marketing, facendo consulenza con la mia esperienza che ho diciamo accumulato facendo i corsi e vendendo prodottini online. Faccio anche delle consulenze dal punto di vista della comunicazione e del marketing, che è un ambito che studio e sto continuando a studiare, che mi piace molto ed è uno dei motivi per il quale sono qui a Londra. Siamo qua fuori così posso parlare liberamente. Dunque, una delle cose fighe di lavorare con le startup e anche un pochino rischiosa è quello che magari ci chiedono delle cose abbastanza complesse da fare, no? Quindi noi sappiamo magari che possiamo arrivare a quel livello di complessità, possiamo deliverare quelle funzionalità se vogliamo, però dobbiamo fare delle verifiche significa prendere delle ore e investirle in un progetto facendo ricerca e sviluppo per riuscire a creare alcune funzionalità in WooCommerce, per esempio, come è capitato a me per questa startup. Fare queste ricerche, questo sviluppo, può sembrare un rischio, nel senso che investiamo delle ore per fare un preventivo, però in realtà sono fondamentali e non sono un rischio. È tempo che noi prendiamo per imparare nuove cose, per aumentare le nostre capacità e soprattutto per riuscire praticamente a conoscere anche il nostro livello di sviluppatori, perché noi abbiamo l'intuizione che possiamo fare una cosa e poi andiamo a realizzarla, andiamo a verificarla, e verificandola andiamo proprio anche a sondare quali sono i nostri limiti e qual è la nostra abilità come programmatori, come problem solver e come sviluppatori in generale. Assurdo, sono qui con il grandissimo Alessandro, che è il fondatore di Krebs. Il grandissimo fondatore di Krebs, che finalmente ho conosciuto e sono stracontento. E Stefano mi aveva parlato di te, devo dire che aveva ragione. Stefano, che ormai è il PR dei Digital Design di Londra. Abbiamo parlato con lui al Digital Design Day. Sono sempre io, abbiamo fatto un'intervista 7 mesi fa, sì, parlando, sì, un po' del design. Oh, è uno famoso lui. E tu sei il PR di Londra, sì. Sei tu. Se dovete lavorare a Londra, rompete le balle a lui. A me, che io ho un paio di indicazioni. Li metto lì. Lavoro ancora come product designer da un full lab. Okay. E niente, siamo qua a berci, diciamo, quest'ultima birra per chiudere la giornata. Esatto, ragazzi, venite a Londra, vi metto i contatti, studiare. Sempre. Sempre. Mai per non si smette mai. Non si smette mai. Ok.